Guarda il cielo, è proprio lì una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare. E ci troviamo a riva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra. Anche il mare ci guarda, sembra lo faccia apposta. Quando penso a te io sorrido e dopo non mi importa di niente. Se il vestito mi scende tu ti perdi completamente. Ora sorridi ancora, che anche se è tardi. Dormi da me, ti aspetto da una vita intera, intera, oh. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso. E là, eccomi qua, sono Carmencita Di Pietro. Stessa spiaggia, stesso mare, dalle più belle località del mare. Ascoltateci, ciao ciao. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Miei cari adorati, ben ritrovati con questa nuova puntata di Stessa spiaggia, stesso mare. Martedì scorso vi ho portato in una località straordinaria che mi ricordava la mia infanzia, che era Soverato, perché da giovane, ormai sono vecchia, e quindi si andava sempre a Soverato. Rimaniamo sempre sulla stessa costa. Oggi vi porto veramente in un posto pittoresco. Preparatevi a stupirvi e a strabiliarvi. Ci troviamo alla scogliera di Pietragrande. Ammirate, ragazzi, altro che Maldive, altro che Cuba, altro che veramente. Ricordatevi, lo dico soprattutto, facciamo le vacanze in Italia, io tiro l'acqua al mio mulino in Calabria, perché la Calabria è anche questa, esiste la Calabria bella. Domenico Larizza, il mio operatore, sempre attento, guardate che meraviglia. Qui siamo proprio sul golfo di Squillace, e zoomami tutto quanto, anche le barchette lì laggiù, poi andiamo avanti e vi farò vedere. Qui non si può arrivare a piedi, qui si può arrivare soltanto a nuoto oppure con le barche. In questo caso vediamo anche qualche yacht. Chissà se c'è mio marito. No, mi sa proprio di no. Domenico, andiamo, andiamo, facciamo vedere un'altra angolazione, perché veramente qui noi la stiamo vedendo dall'alto e poi invece la puntata di oggi la svolgiamo proprio giù a Caminia, dove andiamo a trovare degli amici. E Domenico, tu mi costeggi giù, fai ammirare
gli amici di casa anche quest'altra angolazione, quegli scogli. Stavo dicendo prima, noi andiamo da degli amici a trovarli, da Mario La Cabana e poi anche a Lido Sotto. Ci saranno oggi, sarà una puntata ricca di sorprese. Voglio raccontarvi una cosa, perché lì, dietro quegli scogli, c'era una nota discoteca, il Blues 70, di un'altra Blues 70, che era proprio, adesso è stato distrutto, vieni domenica andiamo, che è stato distrutto dalle mareggiate. E lì ogni anno, ogni inaugurazione, venivano dei personaggi molto famosi, importanti. Io ricordo Grace Jones e ricordo Gloria Gaynor, che è venuta all'inaugurazione. Guarda, mi fai vedere qualche barca in movimento, Domenico. Guardate il colore, noi qua siamo abbastanza alti. Nonostante ciò, io qui ad occhi nudi vedo i sassi sotto, veramente. Poi questi strati di colore, quindi, che variano, queste sfumature, sembrano veramente un dipinto di Caravaggio. Sembra proprio col pennello dipinto tutto quanto. Domenico, cammina, perché le sorprese non finiscono qui. E qui vi ricordo che siamo in provincia di Catanzaro, siamo a 20 km da Catanzaro Lido e proprio pochissimi chilometri da Soverato, dove siamo stati ieri. Guarda, non inquadrare me, fai vedere la meraviglia. Le meraviglie, tu costeggia questo muretto e fai vedere le varie angolazioni, perché sono veramente delle immagini. Io passo spesso di qua, però credetemi che è impossibile passare da qui, anche se passo 5 volte al giorno, è impossibile non fermarti, perché veramente si provano delle emozioni molto forti. Allora, io direi che qui ci siamo, ecco questa bella pianta di oleandro. Domenico, direi di non fermarci, di continuare rapidamente, perché veramente ne vale la pena. Oggi, come dicevo prima, sarà una puntata molto ricca, abbiamo anche degli ospiti. E non vi posso svelare nulla, vi posso dire soltanto che ci sarà un attore molto importante, l'abbiamo visto con Bucci, a Ultimo, e un altro cantautore molto bravo, di origini pugliesi, però con queste zone ha a che fare. Guarda, io non ho parole veramente, perché è una cartolina, è un qualcosa di magico. Come vi dicevo, poi avremo quest'attore giù, perché noi oggi la puntata la baseremo su Caminia. Caminia, quando si parla di Caminia, e io ho un ricordo molto bello della cabana Mario, come dicevo prima, adesso ve la faccio vedere da quest'altro lato. Io non vorrei spostarmi, Domenico, senti un attimo, un'impressione, tu so che sei molto sensibile, cosa vuoi aggiungere? Ma voglio aggiungere, guarda Bluette, mi prendi sempre nel momento che non ho parole, perché delle immagini sto riprendendo, sto attento a fare bellissime immagini per gli amici ascoltatori che ci seguono da casa. Tu li riprendi sempre belle le immagini, guarda, abbiamo fatto vedere quel lato, questo lato di qua, siamo proprio sulla costa degli Aranci, quindi laggiù c'è la cabana dove noi saremo ospiti in questa puntata, il primo lido laggiù, poi ci sono altri lidi, però noi oggi dedicheremo questa puntata... proprio alla cabana, a Caminia in particolar modo, veramente, perché poi è difficile la Calabria, abbiamo girato un po' i posti più belli, perché anche Scilla è stata una bella puntata, siamo stati anche a Palmi, alla Tonnara, quindi quest'anno ho deciso di farvi vedere la Calabria quella bella, e in un certo qual modo, visto le grandi visualizzazioni che stiamo avendo, siamo arrivati quasi a 70.000-50.000 visualizzazioni, quindi io vi ringrazio e voglio continuare a mantenere la promessa, anche se facciamo tanti chilometri, però ne vale la pena. Guarda, io direi che mettiamo di nuovo in moto
la mia camperessa e proseguiamo con questa puntata di Stessa Spiaggia, Stesso Mare. Grande, tante sorprese oggi e sicuramente andiamo ad ammirare da vicino, perché adesso siamo in alto, siamo proprio sulla 106, siamo sulla 106, proprio l'uscita di qua di Pietragrande. Domenico, sei pronto? Allora, mettiamo in moto la camperessa e andiamo in spiaggia! Caminia! Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. Allora, come avete visto prima dell'immagine, ci troviamo qui a Caminia con Stessa Spiaggia, Stesso Mare. E non potevamo iniziare un programma in maniera migliore con tre fusti calabri. Ciao, come ti chiami? Salvatore. Salvatore, tu? Stefano. Stefano? Andrea. Cucciolotto, Andrea. Allora, di dove siete? Di dove siete? Di Sterzale. Sterzale, e tu? Sempre. Posito di Sterzale. Quindi come mai da Sterzale qui a Caminia? Il bel mare, è per le belle signorine. Le belle signorine? Ah, non ti riferivi a me, perdon. Allora, no, veramente, perché come abbiamo prima fatto delle riprese dall'alto, è veramente una location altro che Canarie o altro, quindi veramente. Allora, cosa avete fatto di bello? Siete arrivati stamattina? Pesce. Ah no, un po' di pesce. Come pesce? Io ti ho detto cosa avete fatto? Tu hai detto ho fatto pesce? Cioè non ho capito, hai mangiato? Cosa hai mangiato? C'è pesce, pesce. Cosa? Pesce? C'è il cefalo? C'è la ragosta? Cosa hai mangiato di pesce? Tutto, tutto. Di cozze, spaghetti e vongole, tonno. E tu, cucciolotto? Sì, cosa che ha detto lui? Quello che hanno. Ma ti emozioni che ti tocco! Ragazzi, allora, volete salutare qualcuno? Noi siamo Telemia, naturalmente in diretta sull'85 oppure in diretta streaming in tutto il mondo. Oh, Vincenzo Buono e Luciano Siriani da Sterzale.
Tu? Pure uguale. Allora, mi associo pure io, ciao Vincenzo. E voi non andate via, perché come mi inquadra Domenico Lerizza, appena sceso dalla mia camperessa sono stata bloccata da questi baldi giovani. Io vi saluto, buon proseguimento di giornata. Facciamo ciao con la mano. Ciao! Ed ecco, come ho detto prima, quando si parla di Caminia, naturalmente la cabana è a ritmo di musica. Qui abbiamo il nostro amico DJ, come ti chiami? Mi chiamo Ivan. Ciao Ivan, da quanto tempo vieni alla cabana? Un mesetto e mezzo. Dai, noi ti lasciamo al tuo lavoro e ci vediamo dopo. Ciao, musica, dai su, andiamo Domenico. Naturalmente Lido la cabana, Caminia finalmente, dopo che l'ho annunciato tante volte, ci troviamo finalmente qui. E ammirate, prima abbiamo visto le immagini dall'alto, noi eravamo lassù prima, Domenico inquadrami, e in effetti abbiamo visto le immagini dall'alto, adesso siamo proprio giù in questa spiaggia meravigliosa, tante barche, tante yacht, anche quell'altro angolo, guarda quanto è bello. Andiamo a vedere cosa ci dice qualche signora, qualche signorina. È veramente spettacolare qui, veramente una realtà. Guardate, inquadrami l'acqua cristallina. Salve signora, come si chiama? Mi chiamo Giulia. Giulia, siamo con una puntata dedicata qui all'Ido La Cabana, siamo Telemia. Da dove viene? Da Catanzaro, sono di qua. Quindi in zona, come mai da Catanzaro a Caminia? Perché è la parte più bella che ci sia a Catanzaro. È vero, è vero, è vero, è tutta bella la nostra Calabria, però questa parte veramente. Ha fatto il bagno? Sì, sì. Ha pranzato qui o? No, oggi no. Quindi mare, mare, mare. Hai fatto il bagno? Sì. Com'è l'acqua? Bella. Tu hai fatto anche te il bagno, naturalmente, sì. Ma sai nuotare? Sì. Allora, sono i figli, giusto? Vuoi salutare qualcuno? Salutiamo tutti, dai. Ciao. E venite qui a Caminia. E venite qui a Caminia. Soprattutto alla cabana. Soprattutto alla cabana. E se lo dice la voce dell'innocenza, dovete venire. E poi le immagini parlano da sole. Caminia, la cabana. Poi andremo questa sera, come ogni puntata, e chiuderemo la puntata al ristorante lì da Mario. Poi ci sarà animazione, tanta musica. Voi non andate via. Signora, grazie, arrivederci. Arrivederci. Sempre la cabana con dei baldi giovani. Venite qui che non posso venire in acqua. Allora, dai, vieni qua, venite, venite, spingili. Allora, facciamo un ciao con la mano tutti quanti. Allora, cattivelli, veramente. Io non incomincio a non avere parole. Le mie sandali dove sono, Domenico? Ecco i miei sandali che li perdo come sempre per strada. Ormai la vecchiaia, perdonatemi. E adesso proseguiamo, dai, proseguiamo, perché c'è tanta carne al fuoco. Poi abbiamo un attore che non vi posso dire, vi posso dire che ha fatto il film con Bucci. Quindi andiamo. Viva l'amore sempre, anche quando non c'è. Ciao ragazzi, come state? Bene, siamo bene, siamo bene. Di dove siete con questo accento toscanaccio, o mi sbaglio? Io di Firenze. Firenze, mettiamoci, ci dobbiamo girare, mettiamoci qua. Dai, venite, venite, no, siete una bella coppia. Io adesso cado in acqua, invece tu di dove sei? Catanzaro. Hai rubato il cuore a un fiorentino. Sì. O viceversa. O viceversa. Allora, quanto tempo è che vieni giù in Calabria? Oggi sono 7 anni ormai. Sì. 7 anni che vi conoscete. Fin dal Covid,
Ah, dice il mio camera, ci giriamo verso la telecamera. Allora, tu da toscano, anche la Toscana è tutta bella. Vogliamo lanciare un appello ai toscani che ci seguono di venire in Calabria? Assolutissimamente sì, venite tutti in Calabria che si sta benissimo. E guardate cosa si raccatta. Precisamente sullo Ionio però. Sullo Ionio e soprattutto a Caminia, alla cabana. Guardate sì, cosa c'è. Confermiamo. Senti un attimo, la cucina calabrese, anche quella toscana è favolosa, la fiorentina o tante altre cose, la ribollita o il piatto calabrese che quando vieni giù non puoi resistere. La pasta al forno della suocera. Come si chiama la suocera, dai? Laura. Signora Laura, va bene, noi vi salutiamo, buon mare, ciao ciao. Eccoci, si prosegue, siamo Telemia, canale 85 del digitale, oppure in diretta streaming in tutto il mondo, www.telemia.it. Come ti chiami? Come ti chiami? Andrea. Federico. Andrea e Federico, di dove siete? Di Bolzano. Dai, come io sono di Aosta. Ah, mio padre è di Bolzano davvero, sì sì. Ah, ma quindi veramente, ma sei di origini calabrese? Di origini calabrese, però mio padre è di Bolzano, sì. Invece tu, cucciolotto? Io da Varese, da Varese. Varese, allora sicuramente origini calabrese, venite qua, venite spesso tutti gli anni. Ci piace portare un po' di polenta al sud, sì. Cioè, di... E noi contragambiamo con il peperoncino piccante, l'anduia, la soppressata. Buonissimo, buonissimo. La salsiccia anche. No, quella non piace troppo. Non la gradisce, viva la sincerità. Ragazzi, volete salutare qualcuno? Oppure dire agli amici del nord che la Calabria è anche questa. Questa che il mio cameraman sta inquadrando, delle immagini spettacolari. Beh, io penso che non servano parole, cioè le immagini parlano da sé, quindi tu concordi con me? Concordo, uno spettacolo del genere. Basta guardare cosa c'è paragonabile. Alle nostre spalle. Andiamo, spettacolo. Con queste barbette molto bronze di Riace, di solito io lo chiedo alle fanciulle. Però per noi ci fate un tuffo per Telemia. Dai, come volete voi! Dai, correte, vai! La città è Covid! Ma anche i bambini li seguono, grazie, ciao! Ciao! Allora, rilanciamo le mie ciabattine qui e io come una sirena vado in acqua! Ciao ragazzi, però se vieni qua, signorina, venga. Allora vieni qua, ma vieni qua, amore. Ma siete gemelli, guarda come si butta. Come ti chiami, caro? Domenico. Domenico, tu anche tu vivi su? Milano, sì sì. Quindi venite giù per le vacanze. Sì sì. Ok, facciamo un saluto tutti insieme nella telecamera. Ciao. Ciao. Si prosegue sempre da Lido alla cabana, vedo tre belle sirene, ciao ragazze, come ti chiami, dai? Federica. Abbiamo Federica, mamma, come è abbronzata lei, che invidia, tu come ti chiami? Laura. Laura? Roberta. Roberta, dimmi una cosa, ma a quando hai iniziato a venire al mare? Pochissimo. Quindi ti abbronzi subito? Sì, esatto. Di dove siete, dove siete? Milano. Taranto. La Puglia e tu? Anche Puglia. Bella, anche la Puglia è un'altra bella regione. Volete salutare qualcuno? No. Nessuno. Quanto tempo che venite in questo Lido? È il primo anno. Come vi trovate? Bene. Poi con questa vista. Sempre Lido alla cabana, vediamo una bellissima signora. Salve signora, come sta e come si chiama? Italia. Italia, che bel nome. Da quanto tempo è che viene qui alla cabana? 20 anni. Quindi naturalmente si trova non bene ma benissimo. Vogliamo parlare della cucina di Mario, su? No, che non la conosco. Ah, non è andata a mangiare mai su al ristorante? Quindi viene sempre Lido, ma di dov'è lei? Di Napoli. Viva anche Napoli, un'altra grande bella città, io adoro.
La lasciamo riposare, grazie, arrivederci. Non mi stanco mai di dire l'Idola Cabana. Oggi dedichiamo questa puntata alla cabana, soprattutto a Cavania. Vedo una bella coppia con un bimbo. Salve, come si chiama? Barbara. Barbara, e te con questa barbetta? Eric. Derek, mamma mia che nomi, ragazzi. E vostro figlio? Possiamo dico intervistarlo. Come? Gabriele. Gabriele, a parole tue, dimmi qualcosa di questo posto, come il mare, se ti piace, non ti piace. Bello, c'è l'acqua pulita e anche oggi c'è il sole. E c'è anche il sole che ci illumina. Da dove venite, me l'ha detto, non mi ricordo? Torino. Ah, quindi il Piemonte. Come mai da Torino in Calabria? Perché ci venivo quando ero piccola e volevo ritornare dopo un po' di tempo. Vogliamo dire qualcosa ai torinesi che ci seguono, anche perché noi andiamo in diretta streaming in tutto il mondo su www.telemia.it. Diciamogli due paroline, perché la Calabria è anche questa. Venite in Calabria perché è stupenda la Calabria, è tutta da vedere, mare stupendo, spiagge bellissime. Noi la ringraziamo, invece Barbetta vedo, senti, sicuramente di buona forchetta, il piatto preferito tuo quando vieni in Calabria. La prima volta che vengo in assoluto la pasta fresca. Come la pasta fresca? Scillatelle. Dai, buon gustaio! Ma... Il pane. Pane quello casareccio fatto ancora nel forno a legna. A casa il maritino, come se la cava dietro i fornelli? Non fa niente. Hai capito, invece tu il tuo piatto che ti viene meglio? Le lasagne. Io scappo perché ho fame, scappo, vado! Volete salutare qualcuno, ragazzi? Noi andiamo, come detto prima, in streaming in tutto il mondo. Salutiamo tutti i nonni. Tutti quelli che ci conoscono. Vogliamo fare uno smacco agli amici che sono rimasti su al nord? Salutiamoli tutti e digli guardate. Guardate, sfigati! Grande, ciao, batti 5. Ciao, ciao ragazzi, grazie. Allora, sempre in Caminia. Vedo due racchette e una palla, quanto è strano. Me l'ha presa la racchetta, la voglio sfidare. Posso? Allora, sfido, come ti chiami? Vieni qua. Danilo. Danilo, io di solito me la cavo. Sai come me la cavo? Proviamo, dai, Domenico. Vediamo, fermati che devo essere pronta, vediamo. Guardate la meraviglia di questi scogli, vedo una bella famigliuola, salve, come si chiama? Valerio. Valerio, invece la signora? Ilaria. Di dove siete? Napoli. Oh, vedo che Napoli è veramente presente, molto. Allora, come vi trovate in Calabria? Molto bene, sono 43 anni che vengo qui in Calabria, quindi... E allora ormai gli diamo la cittadinanza, anche, gli diamo le chiavi di Caminia, va bene? Allora, vogliamo salutare tutti i napoletani, dai, e invitarli a venire. Sì, un saluto a tutti i cari partenopei, venite qui in Calabria che è bellissimo. Signora, noi la salutiamo, arrivederci, buon proseguimento. Buon proseguimento a tutti, grazie mille. Ed eccoci, ah, ragazzi, come avrebbe detto la Barbara D'Urso, ragazzi. Allora, io dove vedo o una poltrona o uno scoglio, mi sento molto Paolina Bonaparte. La puntata non finisce qui, continuate a seguirci, naturalmente da Caminia. Salve signora, come si chiama? Mi chiamo Anna. Anna, ma che nome, da dove viene? Qua da Catanzaro. Quindi quanti la staranno invidiando in questo momento per vivere veramente in un posto così? Vogliamo dirvi a chi non è mai stato qui due paroline? Sì, beate, Caminia è bellissimo, è uno stupendo, ho venuto da quando i bambini erano piccoli, qui c'ho la casetta e sono ancora qua. Grazie al cielo, che la sua signora, grazie a tutti. Che... Sempre grazie al Signore, senza di lui non andremmo in nessun posto. Voi non andate via, continuate a seguirci, la puntata non finisce qui.
Caminia è una cabana al triplo, al trittico, perché abbiamo la spiaggia, abbiamo il ristorante di Mario e abbiamo dei ragazzi fantastici con il Bistro Beach. Cioè, qui ho l'onore, Salvatore e Raffaele, qui ho uno dei titolari. Ciao caro, come stai? Bene, bene, tu come stai? Io sto benissimo, poi credimi, ascoltami, di solito io dico sempre sto bene, bello è il posto, ma in questo caso veramente le immagini penso che parlano da sole. Parlano da sole, bravissimo, è fantastico, ci siamo trovati per il primo anno ed è veramente fantastico, dai. Allora, perché non finisce qui? Non finisce qui, perché? Perché non finisce qui? Perché i ragazzi... Qui abbiamo un altro, ciao. Allora, io faccio sempre fatica con i nomi. Prima ho detto Salvatore, ho detto lui, tu sei è uguale. È uguale, perché come stai Salvatore? Come stai? Come ho detto prima lui, benissimo. Grazie innanzitutto per averci ospitati. E io sono sicura una cosa, perché da casa che stanno guardando la puntata, ma sai in quanti ci stanno invidiando? Perché già lavorare, pure che un lavoro piace, dopo un po' ci si rompe. Però essere qua, mi giri un attimo la cam, essere qui a servire i clienti, guarda il panorama che c'è, è un sogno, sembra come svegliarsi e ritrovarsi, ma quale Maldive, ma quale Caraibi? Ce l'abbiamo qua le Maldive, la quale in un'oasi, siamo in un'oasi. In un'oasi, io lo chiamo il paradiso del mare, il paradiso del mare. Allora, la Baia di Caminia è questa. La Baia di Caminia. Allora, voi rimarrete qua tutta l'estate, come dicevo prima, non finisce qui, perché questi baldi giovani non è che vanno in vacanza, aprono le loro attività invernali a Squillace, giusto? Sì, vogliamo sì. Dare i contatti, dai. Guarda, i contatti abbiamo sia il bar di fronte alla caserma dei Carabinieri, Caffè Bistrò, e ce ne abbiamo uno in corso Guglielmo Pepe, siamo in piazza. Okay? Quindi una pagina Facebook dove chi da casa vi possono contattare, perché qui veramente ci sta da Dio, ma anche in inverno su si organizzano sempre serate, apericena, di tutto di più. Diamo i contatti Facebook. Social al riguardo, per cui su Facebook o su Instagram basta contattare Caffè Bistrò e seguire le varie diciture, che siano Plus One, Caffè Bistrò, Chiosco Santa Chiara e Bistro Beach Caminia. Quindi ragazzi, cosa vogliamo di più? Anzi, dovete, se vi trovate di passaggio, anzi no, dovete venire apposta a Caminia dai ragazzi qui al Bistro Beach, soprattutto dovete venire perché sono simpaticissimi. Allora, noi adesso, dopo, mi preparate un cocktail in diretta, certo. Allora io vado a sentire qualcuno dei vostri clienti, poi vengo, faccio fare a voi, lo faremo in diretta televisiva, ok? Allora, preparatevi. Ci saremo. Aspettiamo te, Bluet. E io non vedevo l'ora, ho aspettato tanto tempo, ma poi ce l'ho fatta ad essere qui al Bistrò. Si prosegue, mamma mia, indica il tuo telefono e se lo più, no. Allora, si prosegue dal Bistrò. Per me è una doppia emozione parlare con questa fanciulla, perché la conosco da quando era alta così, è vero, Angela Schito. Ciao carissima, come stai? Noi naturalmente ci siamo abbracciati ieri, come stai? Bene, dai, tutto bene, la stagione per fortuna è partita, comunque sta procedendo abbastanza bene, tranne il tempo, insomma, che ogni tanto ci sta facendo brutti scherzi, però comunque qui la gente... Sai che ti dico, importante che... Ogni tanto una bella rinfrescatina ci fa bene, perché abbiamo avuto dei giorni, una settimana fa veramente avevamo toccato un picco di 40 gradi e stavamo morendo. Sì, verissimo, qui abbiamo sofferto un po', devo dire, il caldo, però poi insomma la gente, il posto, lo staff ti aiuta comunque ad andare avanti nel migliore dei modi. Poi loro sono simpaticissimi, sono di una squisitezza. Senti un attimo, una domanda un po' personale, dopo conosco, sono amico della tua famiglia e mi è fatto piacere di incontrarti qua. Tu sei stata anche su a Roma per un periodo. Mollare Roma e ritornare in Calabria, come hai trovato la Calabria e come ti trovi tu?
Beh, sicuramente è stata una scelta proprio voluta, nel senso che la Calabria comunque ti dà sempre quel senso di tranquillità, io l'ho voluto cambiare apposta per questo. Purtroppo poi sono anche lati negativi, la Calabria un po' è regredita, però a me piace, è la mia terra e non la lascerei più per nessun motivo al mondo. Come me, guardi, io ho fatto sempre delle lotte, parlando e lottando con chi mi parlava male della Calabria, perché la Calabria non è soltanto quello che le grandi reti nazionali ci vogliono far vedere, perché la Calabria non è solo mafia, non è soltanto, la Calabria è arte, cultura, abbiamo grandi dottori, abbiamo grandi artisti, ricordiamo Loredana Bertè, una Mia Martini, un Rino Gaetano, quindi è anche quello. E poi oggi penso che da casa, vedendo queste immagini, come ho detto inizio puntata, sembra un dipinto fatto da Dalì o da un grande pittore. Stupendo, è vero, qua c'è un paesaggio, una scogliera fantastica, ce la invidiano in parecchi. Guarda, io farei tutta la puntata con te. Io vorrei salutare, che sicuramente da casa che ci sta guardando, tua mamma Rosalba, il piccolo Joan, e spero di venire presto a trovare, veramente, appena finisco le registrazioni organizzeremo una bella cena. Grazie, un bacio a tutti, buon estate 2020. Ciao. Vedo un gruppo di baldi giovani, un saluto solo perché stiamo facendo un programma qui per il bistrò. Come ti chiami? Carmen Arcore. Senza cognome. Carmen. Saverio. Saverio. Francesco. Francesco, avvicinati, cucciolo. Giuseppe. Matteo. Matteo, allora, clienti del bistrò, come vi trovate? Io ho conosciuto i titolari, sono straordinari. Benissimo, benissimo, ottima disponibilità. Di dove siete voi? Lamezia. Ah, quindi venite apposta qui. Lamezia è anche bella, io sono stata sere fa alle Terme di Caronte. Sì, sono belle. Come mai da Lamezia a Caminia? Qui veramente è bello anche il Tirreno, però qui veramente queste immagini si commentano da sole. Ma venite spesso? Diciamo la seconda volta già. Allora non c'è due senza tre, dovete ritornare in Caminia, soprattutto la cabana. Allora, non ci ascolta nessuno, ma hai visto qualche bella fanciulletta oggi? Qualcuna che ti è rimasta, che ha detto ah! Ce ne sono tante, mica solo una. No, nel senso, una che ti ha colpito di più, l'hai vista? Sì, a voglia. Ma tu sei fidanzato? Allora, rimani single e conosci più di una, il mio consiglio. Chiudiamo con lui e poi facciamo un saluto nella cam. Allora, diciamo agli amici di Lamezia, spendiamo due parole per parlare di questo posto e convincerli a venire. È molto bello qui, c'è, dovete venire che c'è un bel mare, un bel posto. E poi si mangia anche bene. Mi fai una scarrellata loro che fanno un ciao nella telecamera. Ciao! Riace, tu come ti chiami, caro? Giovanni. Giovanni, allora, io da quanto tempo venite qui a Caminia, soprattutto qui al bistrò? La prima volta. Allora, di solito a primo impatto già dice tutto. Ritornerai? No. Come mai? E guarda che tempo. Perché hai visto me? Scappi, ma non è vero. Poi qui al bistrò è come essere a casa, dei ragazzi fantastici. Voi da casa non andate via, perché tra poco in diretta faremo un cocktail al bistrò. Ciao ragazzi, ciao. Mio caro Domenico Larizza, mi incuriosisce, in uno stabilimento balneare qui al bistrò un olio. Ma che c'entra? L'olio dei Normanni? Olio extravergine d'oliva? No. Ma mi spieghi una cosa, come mai questo olio sul banco? È un olio di produzione locale. Siamo dai, mi assumo le responsabilità. Vai. È un'azienda agricola composta da dell'azienda. Gentile Gregorio sarebbe il mio cognome. È un'azienda agricola dove stiamo cercando, diciamo, siamo una piccola azienda dove cerchiamo di fare un prodotto di qualità e ingrandire, portare, diciamo, il nostro prodotto di qualità anche fuori. Allora, da casa, mi raccomando, do anche un contatto Facebook, allora, diamo un contatto telefonico
Allora 333 31 11 715, contattateli, naturalmente la bottiglia me la porto io, quindi la sequestro. Sempre La Cabana Beach, con chi ho il piacere, grande DJ Francesco. Dai Francesco, quindi qui si continua con la grande musica. A proposito di grande musica, vi ricordo un mio appuntamento Ferragosto con Studio 54 Network con Michele Macri dal Parco dei Principi, Rocella Ionica. Da quant'è che vieni qua? Quest'anno. I ragazzi sono miei amici, quindi è un piacere stare qui e suonare per tutte le persone che sono qui. Guarda, in vacanza. Ma sai quanto ti invideranno? Lavorare in un posto con questa vista non ha prezzo. Guarda, io sono per lanciare tutti. Vogliamo dare un tuo contatto Facebook, qualcosa? È Francesco Maida Ibra su Facebook e Francesco Maida su Instagram. Allora, noi prima di venire qua dietro ci siamo fatti un aperitivo, è rimasto poco. Noi chiudiamo così. Ciao e a tutti gli amici. Ma un saluto a tutti quanti. Ci gira che amore. L'estate addosso, bellissima e crudele, le stelle se le guardi non vogliono cadere, l'anello è sulla spiaggia, tra un mare di lattine, la protezione zero spalmata sopra il cuore. L'estate addosso, come un vestito rosso, la musica che soffia via da un bar, cucurucu paloma, l'amore di una sera, gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita. Si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Allora ragazzi, io non di solito mi stanco sempre, ma non vorrei proprio che terminasse questa puntata. Lei è una delle mie fan che mi segue quando giro qui per la Calabria, grazie ancora una volta di essere qui. Prego amore. Allora tesoro, abbiamo sentito commenti dalla spiaggia, i clienti dei nostri amici del bistrò, non potevamo andare via se non fare un drink tutti insieme. Cosa ci prepari caro? Io vorrei preparare un mojito perché siamo in estate, per cui fare una cosa. Sento l'odore già della menta. Che, vi dico una cosa, dovete sapere che questa menta la coltivano proprio loro. Appunto il fatto, non è una menta qualsiasi, questa è una menta al bergamotto. Dai, che fammi sentire. No, tolgo una foglia per... Ragazzi, è una menta, poi sbriciolandola si sente il retrogusto del bergamotto. Ma com'è possibile? Combinando vari sistemi riusciamo ad avere questo risultato qui. Grazie comunque dei maestri che fanno questo. Una piantina, io la voglio di quella. La farò avere, in futuro te la farò avere. Va bene, allora dicevi stiamo andando a preparare questo mojito. Naturalmente noi, secondo voi, io avrei fatto fare un mojito normale? Assolutamente no! Quindi abbiamo un mojito targato Bistrò Cabana. Allora, questo gemellaggio, primo anno, ma sono sicura che faremo strage. E poi io la promessa, vi prometto una cosa, che quest'inverno
Andiamo a mescolare. Me lo sposo. No, ci penso io, è già sposato, lascialo in pace. Fantastici! Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar, high. 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 I just wanna taste you. I just wanna taste you. Watermelon sugar, high. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Allora, come ho detto all'inizio puntata, stessa spiaggia, stesso mare. Oggi sarebbe stata una puntata un po' particolare perché avremmo avuto degli ospiti particolari, nonché due grandi amici. Vi ho parlato di un grande attore calabrese e poi vi dirò chi è. Appena non saputo di questo nome, eccola, stanno arrivando in flotta, ecco quella barca tutta piena per venire a trovare, sono tutti fans di quest'attore, io non resisto più. Non posso fare a meno di dirvi il nome, Gianni Pellegrino. Tutti quanti l'avete visto in diversi film
da Belle al Bar e Fuochi d'Artificio e tanti tanti altri, ultimo con i, ha lavorato con i più grandi registi italiani e stranieri, da Pieraccioni a Risi, Monicelli, Mario Monicelli, grande artista che ho avuto la fortuna di conoscerlo sul set di Parenti e Serpenti, girato a Sulmona, con la grande Monica Scattini e tanti e altro. Va bene, a questo punto io non mi dilungo perché siamo proprio a fine puntata. Io ho la fortuna di avere Gianni Pellegrino e aggiungo un altro nome che conoscete tutti quanti, il grande cantautore Tony Schito. Ho la fortuna e l'onore di averli a cena con me. Voi sapete che ogni puntata io la chiudo con l'arte culinaria e quindi starete a vedere quello che succede. Baci e abbracci e zucchero a quadretti. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro. Le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il gesso a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri. Ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due. Fino a un locale, aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Bellissima e crudele. E come avete visto all'inizio questo ingresso straordinario, vi ho detto che vi avrei portata da un grande amico, Mario Iannelli, ed eccoci qua con me, finalmente vi presento Mario. Ciao Mario, come stai? Io tutto bene, voi tutto ok? Noi non bene, benissimo. Poi quando si viene da te, come si fa a dire di non star bene? Poi con questo scenario, questa location veramente da mille una notte, altro che Maldive, che Canarie, quindi veramente, veramente siamo fortunati di avere questi posti. Innanzitutto grazie per averci ospitati. È un vero piacere, oggi mi hanno detto che avete fatto delle performance eccezionali, sono felicissimo di questo. Caminia, l'avete risvegliato un poco, stava quasi appisolando, con la vostra presenza avete fatto cose gregge. Esagerato, poi ti guarderai la puntata e sentirai i commenti dei tuoi clienti, perché noi anche giù abbiamo parlato dell'arte culinaria. Quando si parla di arte culinaria, Mario Iannelli è la cabana che non è che è nata oggi, c'è una storia dietro delle generazioni, giusto? Allora, io sono arrivato quasi a metà della strada, la cabana nasce da più di 50 anni, noi siamo ormai qui assieme a Tommaso che è lo chef eccezionale della cabana, nonché mio socio, siamo qui da più di 30 anni, quindi diciamo che abbiamo percorso un bel tratto di strada con delle grandi, grandi, grandi soddisfazioni, perché Caminia merita e meritano i nostri ospiti. E sono piacevolmente stato quel giorno sorpreso di averti visto, Bluette, dopo un periodo di quarantena. Scusa, dopo tanti anni veramente, perché io ti ho conosciuto tramite un amico che stasera io ce l'ho qui, per adesso non svelo nulla. Stasera io ho due amici a tavola, però poi pian piano, man mano che andiamo avanti con la puntata, anche se siamo alla fine. Senti un attimo, poi parleremo di tante tue iniziative, però io, come tutti da casa stanno guardando, quando mi vedono seduta al tavolo di un ristorante, soprattutto questa occasione alla cabana, si aspettano di un piatto. Allora, Larizza, mi inquadri questo ben di Dio e Mario ci spiega,
ci spiega cosa ci ha preparato il nostro chef, che prima è Tommaso, che salutiamo e ringraziamo. Che cos'è? Questa è una pasta tipicamente calabrese, giusto? Allora, questa è una pasta che ha partecipato ad uno dei primi, o se non il primo, concorso fatto dal dottore Monaco, Enzo Monaco. E praticamente allora erano gli albori del famoso discorso del peperoncino e del festival del peperoncino in Calabria. Quella volta abbiamo, grazie alla sua presenza, inventato questo piatto, ed è stato proprio in quell'occasione che quel piatto, cioè scirratelle, quindi pasta fatta di casa, fatta a mano, con i frutti di mare, versione piccante, ha avuto un bel riconoscimento e quindi rimane tra le nostre cose più care. Ma che spettacolo! Senti un attimo, questa è una mia curiosità, ma se scirratelli sono impastati solo con acqua e farina oppure c'è dell'uovo? Allora, assolutamente acqua e farina, e poi naturalmente il sughetto che fa la differenza. In genere il nostro è un come dire, le scirratelle sono classicamente al pomodoro e basilico, questa versione con i frutti di mare ha riscosso un grande successo. Mario, io non so come ringraziarti. Prima il mio operatore mi ha inquadrato delle opere d'arte, quella scultura e quella. Rapidamente, perché siamo proprio a chiusura puntata e ho ancora due ospiti da presentare che saranno qui nel tuo locale, quella cabana Caminia. Non mi stancherò mai di nominare questo posto. Accennami un attimo questa iniziativa. Penso che sia un'associazione la vostra, giusto? Allora, noi ci siamo prefissi come discorso principale di promuovere il territorio. Allora, l'arte è quella che è il motore della promozione, secondo me. E c'è stato un grande periodo, che ormai è al quinto anno, di simposio con artisti che venivano da tutto il mondo per creare un'atmosfera, quella giusta. Quest'anno, che è il sesto, è stato l'anno del premio, è il primo premio di Caminia. E quindi avete creato proprio un premio vero e proprio? Sì, proprio così, un premio per Caminia, per gli artisti che si sono cimentati, non qui direttamente come nei simposi precedenti, ma hanno inviato le loro opere, grazie o purtroppo per il discorso della chiusura, il Covid, eccetera, eccetera. E quindi noi abbiamo avuto queste difficoltà, ma le presenze sono state qualificate, una giuria di alta qualità, tra cui c'erano anche dei carissimi amici, ma anche delle persone di qualità, galleristi eccetera, hanno giudicato poi tra le opere quelle che dovevano essere il primo premio. Secondo me meritavano tutti un ex aequo. Guarda, io non ti voglio interrompere, ma siamo proprio in chiusura. Io ho ammirato delle opere che sono straordinarie. La cosa che mi ha colpito di più è stata che la scultura, che prego la regia di mandare in onda le immagini dei quadri di questa scultura, io sono veramente innamorato. Mario, senti un attimo, tu so che sei impegnato, io proseguo con gli ospiti. Allora svegliamo, facciamo un bel brindisi, perché la sala sta arrivando tanta gente, quindi tu ti lasciamo ai tuoi clienti. Per adesso, Domenico, Shin, e grazie a Mario Iannelli della cabana di Caminia. E quindi Shin, complimenti a voi e buon lavoro. Grazie, e io non posso fare a meno, ragazzi, io non posso fare. Guarda, senti un attimo, visto che c'è un proverbio che dice che Dio li fa e poi la coppia. Io da cozza devo assaggiare, fatemi assaggiare con le mani, molto ruspante io. Papille gustative veramente a 360 gradi. Mario, grazie della tua ospitalità. Noi non molliamo, mica ce ne stiamo andando, perché io qua se non mi faccio una bella cenetta col cavolo che vado via. Cin caro, cin, tante cose belle, e non facciamo passare più tanti anni prima di rivederci ancora. Ecco, è quello che volevo dire. Saluti tutti gli amici che conosciamo.
tutti gli amici che conosciamo. Ce n'è qualcuno qua che poi avremo. Senti un attimo, un'ultima cosa. Noi andiamo in streaming anche in tutto il mondo, perché Telemia è sul canale 85 del digitale terrestre, però tutto il mondo ci segue in diretta streaming, che è www.telemia.it. Per gli amici che ci seguono da tutto il mondo, vogliamo dare un contatto? C'è una pagina Facebook, allora te la faccio dire a te, e quindi mi raccomando, quando siete in zona venite, e perché no, non se siete in zona, dovete partire e venire apposta qui alla cabana, che Mario accoglie tutti quanti a braccia aperte. Poi quando si viene qua, la cosa più bella è che loro non sono i titolari, sono i clienti che sono a casa sua, ed è veramente una vera magia, perché spesso troviamo anche dei posti dove si mangia bene, però sai, anche di asettici, quindi la cosa più importante è tutti abbiamo bisogno, e poi noi da gran calabresi questo cuore aperto, avremmo pure la testa un po' dura, però il cuore, come dice la Barbara D'Urso, col cuore. È una cosa d'amica su tutto. Continuate per favore. Grazie, questo è il popolo della cabana. Fammi mangiare bene e vedrai come rispondono bene la gente. Grazie Tommy, grazie Mario, grazie a tutti i ragazzi della cabana, ciao. E grazie a Gianni Pellegrino che è qui con me questa sera. Gianni, però, visto che siamo anche incerti sulla cosa dell'Accademia del Peperoncino, per il problema Covid ancora non è stato confermato al 100, però si dovrebbe partire dal giorno 9 al 13, quest'anno una madrina d'eccezione. 2 anni fa abbiamo avuto un'amica di Soverato, la Gregoraccia, e quest'anno ci sarà con noi Valeria Marini. Quindi venite a Diamante, lui oltre che essere Gianni Pellegrino è Sua Maestà Re Peperoncino. Miei cari, è stata una giornata straordinaria, abbiamo iniziato questa mattina dalla vista dell'alto di Caminia, siamo giunti quasi alla fine della puntata e non potevamo finire in un modo migliore quando siamo qui a Caminia da il grande, unico Mario Iannelli della cabana. Allora, all'inizio puntata vi ho parlato di due ospiti importanti, e qui con me il grande Tony Schito. Ciao Tony, come stai? Bene, grazie. Finalmente siamo riusciti un attimo ad uscire fuori dopo questo Covid, però come diceva Gianni prima, mi raccomando, continuiamo con tutte le sicurezze necessarie. Allora, Tony Schito, chi non lo conosce, tutti quanti, io so, come sanno anche chi ti ascolta da casa, che tu hai un genere molto impegnato, tratti dei temi molto particolari, però questa sera, in via del tutto eccezionale, per stessa spiaggia, stesso mare, fai un brano che è un po' a tema con il programma. Certamente, sì. Allora, Tony è un amico che conosco da tantissimi anni, abbiamo fatto un primo maggio a Roma, non quello classico a San Giovanni, ma bensì a Piazza Navona, e poi abbiamo girato tanti d'Italia in largo e in lungo. Allora, noi abbiamo pochissimo tempo, perché dopo di noi arriva il TG. Tony, ti lascio il microfono, grazie ancora una volta, e poi naturalmente subito dopo Tony un altro grande ospite. Quindi da casa non andate via, vi voglio ringraziare innanzitutto per martedì scorso, la puntata che è andata da Scilla, abbiamo fatto 70.000 visualizzazioni, quindi grazie, grazie, come dice la mia amica Barbara D'Urso, col cuore. Guardi gli occhi miei,
che hanno pianto per amore, che han versato tante lacrime. Puoi trovarci la tua immagine, quel tuo viso, quella bocca che baciai, e così saprai che da quando ho perso te per andarmene con lei, io mi sento il più colpevole, il più povero degli uomini, e mi manca il coraggio di tornar, di tornar da te, da te. Guardi gli occhi miei che hanno pianto per amore, che han versato tante lacrime. Puoi trovarci la tua immagine, quel tuo viso, quella bocca che baciai, che baciai, e così saprai che da quando ho perso te per andarmene con lei, io mi sento il più colpevole, il più povero degli uomini, e mi manca il coraggio di tornar, di tornar da te, da te. Quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso.
fenomeno. Poeta urbano. Guarda il cielo, è proprio lì una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare. E ci troviamo, arriva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna e fidati